Ecco qua, Suzuki Gran Vitara, Lorenzo Contecca, Mauro Toffoli. Sa che dovremmo darci dentro forte. Senti, in questo passato... Dovremmo difendere il titolo, quindi partiremo all'attacco da subito. C'è un parterre molto... Mauro Toffoli, Suzuki Gran Vitara, numero uno, il campione italiano in carica.
abbiamo il sole alle spalle. Vieni Lorenzo. Posso fumare? No. Gira di là, gira di là. Parando la parà, parando la riva.
qui a fare. E noi? Quando non è più caldo. Quando non è più caldo. Suzuki DDS. Allora un attimo, fermi qua. Andrea, scendi un secondo. Un palmarès molto importante in questa specialità e penso che cominciare la stagione scouti, rientrare, vincere la prima e fare questo risultato meglio a noi. Allora, una doverosa battuta anche a Piero Bosco. Ecco, in macchina cosa vi siete detti sulla tattica per affrontare la... Ovviamente non andare piano, ma regolare e di non fare errori, che era la cosa più importante. Vincitori del Suzuki Challenge e primi classificati del gruppo T2 riservato alle Derivaro Toffoli per questo Suzuki Gran Vitara ufficiale preparato da M3 Racing. Qui ci sono 9 scudetti che scendono dall'auto con un pizzico di delusione, ma insomma pronti al riscatto, alla riscossa. Dai Lorenzo, vediamo positivo, è un secondo posto. No, ma va benissimo veramente, era proprio una cosa da non pensarci neanche, è un altro pianeta, quindi va benissimo secondo. Comunque voi avete fatto la vostra gara, ieri si è andato decisamente più fuori di fare dei danni da in mezzo, visto che è solo il primo appuntamento di 6 gare della stagione. Sì, oggi abbiamo solo gestito, era inutile andare ad attaccare, avevamo troppo distacco. Siamo qui sul podio, ovviamente si cerca di essere positivi in senso assoluto, però da te che hai un'esperienza così grande e qualificata. Corso veramente, sono stati fantastici gli organizzatori, ci hanno dato da guidare, Greto, Lunghi, tutto, ce n'era per tutti, quindi a sentire anche tutti siamo tutti contenti. Grazie Adriano, ecco, immagino l'emozione e il senso di responsabilità di affrontare questa sfida assieme a lui. No, la difficoltà è stare lì dietro perché non ero abituato alle velocità così estreme e ieri dopo la prima è stata impressionante, la seconda gli ho dato il mio soprannome che è Satana perché guida come un animale. No, mi sono divertito tantissimo, grande più. Abbiamo le coppe di terzi assoluti, poi le coppe del primi classificati del gruppo T2. Primi del trofeo Challenge Suzuki. Primi del trofeo Challenge Suzuki. E quindi terza coppa ad entrambi. Adesso il secondo assoluto, quindi... Il podio, sul secondo grido del podio, Lorenzo Codecà e Mauro Toffoli, Suzuki Gran Vitara 3.6 V6. È il bello della diretta e quindi in questa giornata anche mite non è un problema attendere qualche minuto in più. Ma ora... Continuare così il prossimo anno 35 o 40 km di prova speciale e saranno tutti molto più contenti. Rivali che quasi non si salutano durante la gara, ma qua Bono e con la consegna delle coppe per il secondo posto nel gruppo T2 e secondo nel Suzuki Challenge, il bacio delle Miss, una foto con le coppe sul cofano della loro Suzuki. Bene, grazie, a posto così. La mia macchina, ma
col tempo penso che arriverò anche a questo. Comunque il futuro è vostro, l'hanno detto anche i vostri genitori. Alessandro Trivini Bellini, scendete un attimo che vi fanno una foto così si vede benissimo la pedana d'arrivo. In macchina e ci vediamo alla... Un po' più avanti, per la foto, si riesce ad arrivare qui? Allora qui siamo... Non facciamoci niente di percorso, ma siamo marito e moglie, benissimo. Quindi è una sfida proprio affrontata in famiglia, come è andata? È andata bene perché la macchina è eccellente, il tracciato sul fiume era bellissimo. Abbiamo fatto 4 prove con dei tempi eccellenti. Scuderia malatesta per questo Suzuki New Gran Vitara, viene un po' più avanti. Mauro viene proprio avanti e ha dovuto già prendere la strada di casa, però in questa specialità si può, anche il navigatore può guidare, ecco. Allora aspetta a te giudicare la vostra prestazione, cioè, dopo 2 giorni abbiamo imparato tutti che Chinti è il nome, su Sandra non c'era problemi, Chinti Marino Gambazza. Allora com'è andata Chinti? Ho perso pure la voce. È un gioco, infatti, voglio dire, avete avuto un po' di sfortuna, qualche problema tecnico, insomma questa è una gara anche molto molto dura, è duro. Abbiamo rotto davanti e di dietro in una speciale, in un'altra siamo arrivati...